Era il 13 dicembre 2022 e il salotto di Mimar pubblicava questo video. Ufficialmente abolito il Green Pass. Se vi ricordate, era stato votato solo al Senato. Mancava il voto alla Camera e poi l'inserimento in Gazzetta Ufficiale. Bene, ieri 30 dicembre 2022 è finalmente arrivato il voto alla Camera e il Green Pass è ufficialmente abolito da domani 1 gennaio, anche negli ospedali, nelle RSA, insomma in tutte le strutture sanitarie. E il famoso decreto Rave Party, che prevede il reintegro anticipato dei medici no-buzz e la sospensione delle multe fino al 30 giugno 2023. Le regole meno stringenti sull'isolamento e l'abolizione del marchio verde nelle strutture sanitarie. Il decreto si chiama decreto rave, quindi prevede altre cose che però in questo momento ci interessano meno. Ricapitoliamo. Il reintegro dei medici no buzz, che è avvenuto il 2 novembre invece di oggi, 31 dicembre 2022. Insomma, sono coloro che hanno rifiutato la pozione magica. Le multe sospese fino al 30 giugno 2023 sono le famigerate multe da 100 euro per le persone sopra i 50 anni che hanno rifiutato la pozione magica. Poi ci sono le regole per l'isolamento. È stato deciso di annullare l'obbligo del test rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e per uscire dall'isolamento dopo aver contratto il Covid. Dopo 5 giorni sarà quindi possibile tornare alla vita normale. È stata ridotta anche la durata del regime di autosorveglianza per chi è entrato in contatto con le persone positive. Quindi si passa da 10 giorni a 5. Però c'è sempre l'obbligo della museruola FFP2 nel caso di assembramenti. Non sarà nemmeno più obbligatorio sottoporsi a un tampone una volta finito il periodo di autosorveglianza. Quindi è 5 giorni sia per i positivi sia per chi è stato a contatto con i positivi. E alla fine niente tampone. E non è poco. Dulcis in fundo. Abolizione del marchio verde nelle strutture sanitarie. Da domani 1 gennaio, per accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, nonché nei reparti di degenza delle strutture ospedaliere, come visitatori o accompagnatori, non sarà più necessario mostrare l'infame marchio verde, che non aveva, non ha e non avrà nulla di sanitario, ma è semplicemente uno strumento politico volto al controllo degli esseri umani. Abolita la tessera verde anche per gli accompagnatori per stare nelle sale di attesa e l'obbligo del test antigenico o molecolare per accedere al pronto soccorso. Ora aspettiamo l'inserimento in Gazzetta Ufficiale, ma l'Annus Horribilis 2022 termina con una bella notizia. Insomma, per ora è una bella notizia. Speriamo solo che in futuro non ci siano brutte sorprese, visto ciò che sta accadendo in questi giorni. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.